Oggi l'ennesimo appello per la riforma della polizia locale italiana, determinato appunto da una legge che è del 1986 che regola tutte le attività di polizia locale, la parte organizzativa, parte legislativa, ma che ormai è desueta. Oggi vi voglio fare un esempio, come avevo promesso, farò sempre un esempio concreto per spiegare perché è necessaria questa riforma. Ebbene, negli ultimi anni, io parlo degli ultimi 20-30 anni, sono deceduti moltissimi agenti ufficiali della polizia locale in servizio, durante il servizio, investiti, uccisi da un colpo di arma da fuoco, da una coltellata, da un'esplosione. Ebbene, questi operatori non hanno la stessa tutela legale di quella che potrebbero avere carabinieri, poliziotti e finanzieri. Pertanto è molto importante fare in modo che si tuteli una categoria di operatori che fa sicurezza urbana ormai a tutto tondo e che non ha le stesse condizioni, come dire, di ingaggio di tutte le altre forze di polizia, pur rimanendo la polizia locale nei suoi ambiti. Noi non stiamo chiedendo di cambiare il mondo, stiamo chiedendo di cambiare una legge desueta che è fuori dalla realtà e che va assolutamente modificata. Grazie, alla prossima.